Carissime studentesse, carissimi studenti, sportive e sportivi dell'Alma Mater, colleghe e colleghi, desidero innanzitutto dare il benvenuto, anzi il bentornato a Julio Velasco. Grazie per aver accettato il nostro invito. A cui conferiremo il sigillo d'Ateneo dell'Università di Bologna. È un momento importante per noi. Vogliamo infatti esprimere il riconoscimento da parte della comunità dell'Alma Mater per i grandissimi traguardi raggiunti da Julio Velasco in qualità di allenatore di pallavolo, ma non solo. Anche per questo sono qui con noi oggi le atlete e gli atleti del nostro Ateneo. Li saluto tutti calorosamente e li ringrazio. Sono le nostre ambasciatrici, i nostri ambasciatori in Europa e nel mondo. In particolare nelle prime file abbiamo alcuni degli atleti che hanno vestito la maglia del CUSB raggiungendo risultati davvero straordinari a livello nazionale e internazionale. Campioni europei di pallacanestro maschile per la terza volta consecutiva, campioni europei di pallavolo femminile, una medaglia d'oro e una di bronzo alle Universiadi, i vincitori della Champions League di Ultimate Frisbee, sia maschile che femminile. Fatemi ringraziare anche le vostre società per la grande attenzione e disponibilità che hanno sempre manifestato nei nostri confronti. Ma il conferimento del sigillo vuole sottolineare anche, in questo luogo di costruzione e trasmissione del sapere, le grandi qualità di Julio Velasco come guida, come motivatore e come formatore. Oltre al proprio ruolo di allenatore, Velasco si è infatti distinto per la sua capacità di trasmettere importantissimi insegnamenti sulla motivazione, sulla perseveranza, sulla gestione dei gruppi, sulla leadership, e lo ha fatto non solo per le squadre di cui è stato allenatore, ma anche in numerosissimi contesti organizzativi, pubblici e privati, e nel mondo della comunicazione. Ambiti e contesti diversi che riconoscono a Julio Velasco elevatissime competenze. Julio Velasco è stato anche un docente dell'Alma Mater. Ha insegnato nel nostro Ateneo scienza e tecnica degli sport di squadra nel corso di laurea magistrale in scienze tecniche dell'attività sportiva e ha riscosso un grande successo in questo incarico accademico. Julio Velasco ha portato e porta una visione interessante per tutte le studentesse e gli studenti dell'Alma Mater, sportivi e non, sull'importanza di saperi che sono cruciali nella loro vita lavorativa. Si tratta di quelle che chiamiamo competenze trasversali, che vengono anche definite come competenze strategiche o competenze per la vita, e a cui si riconosce il ruolo di saperi mobilitanti rispetto alle conoscenze disciplinari per loro natura maggiormente specialistiche. Proprio per l'importanza riconosciuta alle competenze trasversali a livello internazionale, nella ricerca scientifica, nelle istituzioni educative, nelle politiche della formazione e nei contesti professionali, il nostro Ateneo ha deciso di investire in percorsi formativi che promuovono queste competenze in un ambizioso progetto che abbraccia tutti i nostri corsi di studio, più di 200. In poco più di 2 anni, circa 1.500 tra studentesse e studenti sono stati coinvolti in insegnamenti dedicati allo sviluppo di competenze trasversali. Complessivamente circa 2.400 attività formative sono state inserite nei piani di studio. Numeri destinati a crescere velocemente, perché il nostro obiettivo è coinvolgere tutta la comunità studentesca. Molti degli studenti che già frequentano questi corsi sono qui oggi e siamo felici della loro presenza. Si tratta di un gruppo eterogeneo che proviene da tutte le aree,
scientifica, umanistica, medica, sociale e tecnologica, da numerosissimi corsi di studio, con itinerari universitari differenti. Studentesse e studenti i cui percorsi formativi si sono intrecciati nello scegliere di investire sull'acquisizione e il potenziamento di competenze che vanno oltre le discipline e che mettono in sinergia e comunicazione diversi approcci e professioni. Competenze che li renderanno più pronti ad affrontare le sfide future di un mondo del lavoro in continuo mutamento. I messaggi formativi di Julio Velasco sono fonte di ispirazione per loro, come per tutti noi e per le nostre atlete e i nostri atleti. Oggi, infatti, celebriamo anche loro, le atlete e gli atleti dell'Alma Mater, che sono stati premiati negli sport in un 2019 che è stato un anno davvero straordinario e che quindi coniugano con passione e tenacia studio e sport. Quando pensiamo alle atlete e agli atleti che sono studenti dell'Alma Mater, noi siamo consapevoli che i loro traguardi più importanti, insieme ai premi e le soddisfazioni, sono le competenze che stanno sviluppando e che arricchiranno le loro vite future, la capacità di conciliare le sfide dello sport con gli impegni di studio, in dinamiche di conciliazione con la vita che richiedono la messa in atto di quelle stesse competenze trasversali su cui Velasco è fonte di ispirazione. Vogliamo premiare soprattutto la tenacia, la perseveranza, la capacità di continuare a impegnarsi in mete sportive oltre che formative e professionali. In questo scenario la testimonianza di Julio Velasco è un valore aggiunto per la comunità accademica, perché la sua carriera ci insegna che in uno scenario sempre più complesso e caratterizzato da profonde trasformazioni, che peraltro avvengono con estrema rapidità, sono proprio le competenze trasversali o le competenze per la vita, quelle che arricchiscono i percorsi formativi e permettono alle nostre studentesse e ai nostri studenti, alle nostre atlete e ai nostri atleti, di misurarsi con i propri simili, di far parte di un gruppo, di condividere gli obiettivi e i comportamenti, in altre parole, di acquisire quella prospettiva etica che consente di diventare cittadine e cittadini capaci di affrontare le sfide del domani nelle future gare sportive, professionali e soprattutto nelle sfide della vita. Grazie. Tento la difficile impresa di ricostruire il percorso professionale di Julio Velasco, consapevole che non potrò essere esaustiva perché i successi e i percorsi sono numerosi. Julio Velasco nasce a La Plata, in Argentina. Inizia a giocare a pallavolo a 15 anni e continua durante gli studi universitari in filosofia. A 23 anni comincia la sua attività di allenatore. All'età di 30 anni, come vice allenatore della nazionale argentina, vince la medaglia di bronzo ai campionati mondiali. Nel 1983 si trasferisce in Italia, dove due anni dopo arriva alla Panini Modena, con cui conquista lo scudetto per 4 anni consecutivi, oltre a Coppa Italia e Coppa delle Coppe, allenando alcuni dei giocatori che segneranno la storia della pallavolo nel decennio seguente. Diventa allenatore della nazionale italiana e ottiene il primo oro nella storia della pallavolo del nostro paese ai campionati europei. Ed è solo il primo di una lunga serie di successi. Sotto la guida di Velasco, l'Italia ha vinto 3 ori europei, 2 mondiali e 5 vittorie nella World League. La nazionale italiana di quegli anni verrà in seguito premiata come squadra del secolo. Dal 2011 al 2013 è allenatore della nazionale dell'Iran, con la quale vince per la prima volta nella storia di questo paese e per 2 edizioni consecutive i campionati asiatici e la qualificazione per la World League. Dal 2014 al 2018 è primo allenatore della nazionale argentina di pallavolo, con la quale nel 2015 ottiene uno storico oro ai giochi panamericani. Quindi Julio Velasco ha varcato non solo per i confini geografici, come è evidente, ma è anche l'unico allenatore di pallavolo ad aver vinto con squadre nazionali di 3 continenti diversi. Ma ha varcato anche i confini della disciplina della pallavolo, portando la sua grande esperienza di allenatore al mondo del calcio. Nella Lazio, dove è stato direttore generale, nell'Inter come coordinatore dell'area medico-fisica.
Attualmente Julio Velasco è direttore tecnico delle squadre nazionali giovanili maschili della Federazione Italiana di Pallavolo. Ora, tutti questi traguardi professionali che io ho elencato molto rapidamente e sicuramente omettendone parecchi, non riescono a restituire il profilo di Julio Velasco. Io ho raccolto manifestazioni di entusiasmo, grande interesse e stima presso persone di età, provenienza diversa. La fama di Julio Velasco va molto oltre i confini del mondo sportivo, appunto lui valica i confini, direi che è una delle sue cifre. E la sua fama ha raggiunto contesti organizzativi molto diversi, dall'accademia alle organizzazioni aziendali, dal mondo della formazione a quello della comunicazione. E la presenza di Velasco oggi qui per noi all'Università di Bologna è una grande opportunità, perché la sua testimonianza è senz'altro fonte di ispirazione per le sportive e gli sportivi dell'Alma Mater, ma lo è per tutte le studentesse e gli studenti e per i docenti, in particolare per tutti coloro che sono impegnati e che credono nella promozione delle competenze trasversali, che, come il magnifico rettore ha sottolineato, fanno parte in questo momento di una grande sfida formativa che ci vede tutti coinvolti. E devo dire che andando a studiare un po' la biografia, ma anche ascoltando i discorsi, mi sembra di poter dire che Velasco, da studente di filosofia e atleta, ha poi portato nella sua carriera di allenatore la forma mentis di chi studia filosofia, cioè una postura di riflessività nella sua esperienza professionale e nel mondo dello sport, arrivando a sviluppare una grande capacità che è, diciamo, al cuore delle competenze trasversali, quella di riflettere sulla propria esperienza, riuscendo a individuare le coordinate che caratterizzano i percorsi di successo e di crescita, percorsi che includono sempre l'accettazione degli errori e del fallimento, come lui ci insegna. E questa capacità di riflessione metacognitiva, appunto, di riflettere sui processi di pensiero che regolano l'esperienza, è esattamente quello che cerchiamo di promuovere attraverso i nostri percorsi sulle competenze trasversali. Come ha spiegato molto bene il magnifico rettore, stiamo parlando di un'ampia gamma di saperi, il dibattito scientifico su questo è ancora molto ricco e lo continuerà ad essere, perché è difficile definirli in un modo univoco, ma sicuramente sono competenze che si differenziano da quelle curricolari o più tecniche specifiche, perché sono competenze capaci di mettere in sinergia, in moto di mobilitare tutte le altre competenze e di valorizzare il percorso delle persone e i loro vissuti. E Velasco ha senz'altro saputo motivare, guidare le sue squadre, ma anche tante persone che ha incontrato e verso le quali ha svolto un ruolo di formatore, potenziando queste competenze strategiche nella carriera come nella vita. E io credo che questo sia stato possibile perché lui è riuscito a rendere il proprio patrimonio di sapere, e non dimentichiamo appunto che le competenze trasversali sono anche definite come competenze per la vita, accessibile e applicabile all'esperienza, alle vite e altrui. E credo che questa metafora della guida ci aiuti a capire perché possiamo forse fare riferimento alla guida come l'idea di qualcuno che aiuta gli altri a ricostruire delle mappe, le mappe attraverso cui le persone tracciano i propri percorsi di successo, ma soprattutto, come ci insegna, trasformano gli imprevisti e le cadute in possibilità di crescita, che è una grande leva per la crescita delle persone, dei gruppi, delle organizzazioni. E inoltre io credo che il grande valore degli insegnamenti che Velasco porta in contesti tanto diversi, ma tutti ugualmente ispirati dalle sue visioni, deriva dal fatto che quello che ci racconta è profondamente sostantivato da un vissuto autentico, e questo fa la differenza rispetto a raccontare le competenze trasversali e suffragandole dalla teoria o dalla ricerca su queste. Trasmettere il sapere è di per sé un'impresa estremamente complessa, ma trasmettere un sapere che include saper fare, saper essere, che è suffragato dall'esperienza, dalla capacità di riflettere sull'esperienza, richiede grandi capacità di riflessione, di comunicazione, ma anche, io credo, la generosità di chi educa e in un certo senso si dona nell'investire le proprie energie nella crescita dell'altro,
Per cui grazie ancora per la sua presenza qua. Grazie. Adesso io. Buon pomeriggio a tutti. Io parlo in piede perché sono abituato a allenare. Intanto, prima di entrare in tema, volevo ricordare quando è stato detto dal Rettore che io sono stato docente in questa università, è stato grazie per invito del professor Roberto Lovieti che ci ha lasciato troppo giovane e che volevo ricordare in questa occasione. La seconda cosa che mi piace raccontare è che infatti io studiavo filosofia contro l'opinione di mia madre, che era docente e che quindi mi ha detto non puoi guadagnare così poco come me, vedova tra l'altro, con 3 figli maschi, e io che sono stato sempre abbastanza di pensare con la mia testa, ho detto io studierò filosofia e finito il liceo sono andato via di casa senza litigare con mia mamma, però mi sono mantenuto da solo da allora ad oggi per poter fare quello che mi pareva. E questo lo dico perché una delle cose che insegno spesso ai giovani, la libertà va benissimo, però bisogna sostenerla. Se voglio fare come mi pare, devo sostenerla. Fare come mi pare ed essere mantenuto non va d'accordo. Se sono mantenuto devo fare accordi, se voglio fare come mi pare me devo mantenere. E così sono andato a studiare filosofia. Mi mancavano 6 esami per finire su 34. In quegli anni che avevo l'età di molti di voi, io ero parte del movimento studentesco, sono stato presidente del centro di studenti della Facoltà di Filosofia e Lettere, perché, e questo è un altro messaggio che ci tengo a dire, molti giovani oggi, e non giovani, ma anche i giovani, però parliamo i giovani oggi, anche non giovani, danno per scontato come una cosa che c'è e che vediamo solo i difetti, che è il sistema democratico in cui abbiamo la fortuna di vivere, sia in Italia che oggi in Argentina. Ma in quegli anni non avevamo quella situazione. I governi democratici che ci sono stati per un lungo periodo di tempo nella storia argentina sono stati rovesciati per colpi di Stato dell'esercito per impedire politiche che non convenivano non ai militari ma a classi sociali che volevano solo privilegi. E io ero uno di quegli studenti che si sono ribellati e che hanno militato contro questo. Quando arrivò il colpo di Stato del 76, che è stato un colpo di Stato famoso perché a differenza di tutti gli altri che avevano represo, questo ha fatto molto di più, ha fatto sparire 30.000 persone, della quale la maggior parte ragazzi della vostra età, dell'età di mio fratello che è stato uno di quelli che è sparito, che per fortuna poi è riapparso, di molti miei amici, io ho dovuto lasciare la mia città, lasciare la facoltà di filosofia e non tornai per molti anni nemmeno a vedere mia mamma, che invece veniva lei a Buenos Aires a trovarmi, guardandosi bene che non la seguissero. Perché racconto questo? Perché noi viviamo un momento, al di là delle opinioni politiche di ciascuno, dove credo sia molto importante dare valore alla democrazia. E la democrazia, al di là delle questioni giuridiche, dei poteri, il Parlamento, il potere giudiziale, eccetera, eccetera, ha una caratteristica che è accettare e convivere con chi la pensa diversamente. La democrazia non è chi vince le elezioni ha ragione, la democrazia è convivere tra gente che la pensa diversamente nelle forme, nelle strutture che la legge permette. E credo che sia molto importante
Credo che sia molto importante per i giovani e la mia particolare testimonianza, anche se, come dico sempre, l'unica cosa positiva di quel periodo molto buio del mio paese è stato che, siccome non ho potuto continuare a studiare filosofia, e la mia intenzione non era fare il ricercatore, era insegnare al liceo, e io ho cominciato ad allenare pallavolo. Quella è stata l'unica cosa positiva. E io ero un studente di filosofia che andava con la borsa sportiva alle classi, perché dopo andava a allenare, quindi era un po' strano, no? In un ambiente molto intellettuale io avevo la borsa. Già da allora era un po' diverso, diciamo così. Mi diceva: ma dove vai? No, ma io gioco pallavolo. Ma c'erano pochi che giocassero a qualcosa in quel tipo di carriera. Oggi è molto cambiato questo, malgrado chi ha studiato filosofia sa il concetto che avevano gli antichi greci su l'equilibrio tra l'attività fisica e l'attività intellettuale. Dopo tutto questo è cambiato e noi un po' ci dobbiamo quasi giustificare che lavoriamo con il corpo, che facciamo lavorare con il corpo in attività sportive, ginnastiche, eccetera, eccetera. Allora, la riflessione che mi viene da fare è innanzitutto che cosa succede nella mente di un giocatore. E parlo di un giocatore perché negli sport individuali come il nuoto, è diverso. Parlo degli sport di squadra. Che cosa succede? E spesso si dice a un giocatore: devi pensare per giocare. Devi pensare. Ma come è che pensa un giocatore quando gioca? Che circuito usa nel cervello? Usa il circuito dei concetti come usiamo nei corsi dell'università? No, perché i concetti sono troppo lenti. Un giocatore non è che ragiona in termini: siccome è successo questo e questo e questo, allora io mi devo muovere in questo senso, perché quando ha finito quel ragionamento l'azione è già finita. E quindi come è intuizione? Che cosa è l'intuizione? L'intuizione è una cosa irrazionale o razionale? L'intuizione è un'operazione razionale del cervello non consapevole. Il circuito cerebrale che usa un giocatore quando gioca non è consapevole, per questo è che è veloce, o meglio, per poter essere veloce non può essere consapevole, è molto più veloce del pensiero inteso come lo consideriamo normalmente. E quindi il giocatore cosa fa? Sta giocando, ma questo succede anche quando uno va per strada, riconosce una situazione. Infatti il problema è quando ci saranno tutte macchine elettriche, per esempio, che non fanno rumore. Ci saranno nuovi incidenti, perché noi siamo abituati a sentire il rumore di una macchina. Non abbiamo bisogno solo di guardare. Il giocatore interpreta la situazione. Qual è la situazione? Come si presenta? È questa. Bene, il suo cervello va a cercare, perché il cervello è il computer più straordinario mai inventato o formato fino adesso, in millisecondi va a cercare nella sua memoria una soluzione per quella situazione. Apre la cartella giusta, apre il file giusto di quella cartella, dice: questa è la soluzione, questo è millisecondi. E dopo la deve fare bene, e questa è la tecnica. Quando la gente, ma anche noi, anche gli addetti ai lavori, guardiamo gli sportivi giocare, parliamo sempre di tecnica. Perché parliamo sempre di tecnica? Perché è quello che si vede. Gli altri due processi, identificare la situazione o interpretarla e trovare la soluzione, non si vedono, ma sono decisive. Decisive. E questi tre momenti sono condizionati da due cose. Uno, della condizione fisica, perché a volte non avere forza non permette di fare una tecnica bene, o venire da un infortunio, o essere malato, e dell'emozione. L'emozione condiziona tutto il processo. Perché? Perché la paura blocca, perché essere troppo carichi ci fa andare fuori giri, perché l'insicurezza è il peggiore nemico per poter giocare,
Però a sua volta questo tema dell'emozione è un tema centrale nello sport, perché noi ci dobbiamo fare questa domanda: perché nel mondo moderno, lo era in parte già nel mondo antico, soprattutto nell'antica Grecia, ma nel mondo moderno ci sono due grandi spettacoli che muovono le grandi masse, in particolare dei giovani: lo sport e la musica. Perché queste due e non altre? Perché queste due attività dell'essere umano sviluppano emozioni senza intermediari, è pura, è diretta e coinvolge in un modo o nell'altro tutti. Quindi questa emozione, che parte del processo che un giocatore utilizza, è anche un elemento centrale per cui lo sport è quello che è. Non è solo un'attività per chi lo pratica, ma è diventato anche spettacolo. E diventa spettacolo perché crea emozioni. In questo processo inconsapevole c'entra anche la musica. L'altro giorno vedevo le special che hanno fatto, che l'avranno visto in tanti di voi, su Vasco Rossi. E Vasco diceva: la canzone viene, non è che uno la pensa. Uno si alza un giorno e ha una canzone dentro e poi si mette a scriverla. Questi processi di creatività sono misteriosi ancora per noi, sono misteriosi per la scienza. E forse proprio per questo sono diventati spettacoli così coinvolgenti. Però lo sport a sua volta insegna altre cose che non sono solo questo, che già è tanto, che il nostro cervello abbia la capacità di interpretare una situazione velocissimamente, trovare una soluzione e realizzarla, e controllare l'emozione perché mi permetta di farlo bene, e avere una condizione fisica per sopportare tutto questo. Già questo dovrebbe portare a tutti i genitori a che i suoi figli facciano attività sportiva. Non tanto perché l'attività sportiva anche insegna a pensare, e per fare una proposta di attività sportiva nel Ministero dell'Educazione bisogna imbastardire un po' lo sport, dire le cose come mai li nominiamo, bisogna un po' mentire per dire anche noi sviluppiamo l'intelletto. No, non è che sviluppiamo l'intelletto. L'intelletto è iper sviluppato nella società di oggi. Noi sviluppiamo, sì, l'attività del cervello di un'altra maniera. E quell'altra maniera non mi interessa se è uguale, meno importante, quanto è meno importante. Non è questo il punto. È necessaria. Non è detto che chi è abituato a imparare teoricamente sia abituato anche a interpretare situazioni, trovare soluzioni veloci e realizzarle bene. Non è detto. Tanto è così che nel mondo delle aziende dicono, io lavoro spesso con le aziende che vado a fare, appunto, come è stato detto, motivazione, soprattutto quelle di alta tecnologia, mi dicevano i capi del personale che molte volte non vanno a cercare, o meglio, vanno a guardare che tipo del laureato è che si presenta a cercare lavoro. Questo laureato che ha 110 lode e ha 110 lode perché studiava molto, o ha 110 lode perché ha una grande capacità di imparare, che non è la stessa cosa. Non è sempre la stessa cosa, perché magari c'è un altro che non so se ha la lode, però che ha questa grande capacità di imparare. Perché? Perché il mondo cambia a tale velocità che quello che abbiamo imparato oggi, domani non serve più, soprattutto nelle aziende di alta tecnologia. Tutto è così veloce che noi abbiamo bisogno di sviluppare dei cervelli che abbiano questa capacità di cambiamento ad a grandissima velocità, più ancora che una capacità di immagazzinare più e più conoscenza. Ovviamente devo avere conoscenza, però deve essere una conoscenza dinamica che cambia a grandissima velocità, che mi permetta di adattarmi ai cambiamenti del mondo di oggi, che sono a una velocità sempre maggiore. Perché i giovani, molti giovani che vedo qua,
magari hanno detto, ma internet c'è sempre stata. No, non c'è sempre, non stata sempre, anzi, è stata in un istante della storia dell'umanità internet, in un istante. In tutto il resto della storia internet non c'era. A che velocità ci porterà dei cambiamenti internet, per dire, no? Prenderlo come paradigma? Quale sarà la velocità tra 20 anni, tra 10, tra 30, dei cambiamenti che già viviamo oggi, dove tutto cambia a una velocità che noi, almeno noi, dico noi, sessantenni, facciamo fatica a starli dietro. Oggi facciamo fatica noi, domani farete fatica voi, tranne che abbiamo un allenamento del nostro cervello che non sia solo di immagazzinare, ma che sia capace di interpretare, trovare soluzione e applicarla a grandissima velocità. E questo è già uno dei grandi insegnamenti, secondo me, che può dare lo sport. Non perché insegna a fare questo in sé per tutte le cose, ma è un allenamento su questo. È chiaro che dopo passare da un tipo di attività all'altra è un altro mondo. Non è che si può applicare meccanicamente, però è già qualcosa. Lo sport insegna anche altre cose. Per esempio, insegna a una cosa che, secondo me, è decisiva anche nel mondo di oggi, che è a vincere e a perdere. Perché il mondo di oggi, sempre di più, è competizione. È buono, non è buono. Come tutte le cose, quando è eccessivo non è buono, quando è nei termini giusti può essere buoni, ma il fatto è che c'è e non possiamo ignorarla per stare meglio. Dobbiamo saper competere e saper competere è saper vincere e saper perdere. Che vuol dire saper vincere? Saper vincere vuol dire, lo sport questo lo insegna in modo molto semplice, non c'è niente più effimero che la vittoria. Oggi abbiamo vinto, voi avete vinto. Oggi, questa gara, questo torneo, questa partita. Domani è un'altra partita, è un altro campionato, è un'altra cosa, ci sarà un altro avversario. Io migliorerò quanto? E chi ho battuto? Quanto migliorerà? Mi batterà la prossima volta o riuscirò a batterlo di nuovo? Che io sia campione del mondo vuol dire che sono il migliore del mondo? No, vuol dire che ho vinto i campionati del mondo. E questa è una differenza essenziale. Ho vinto i campionati del mondo, non sono il migliore del mondo. Perché essere il migliore del mondo dà una sensazione del lungo periodo. Certo, non c'è un altro campionato del mondo che mi contraddica, ma c'è una partita subito dopo. E quella partita la vincerò perché sono il migliore del mondo? E se ho perso, che cosa vuol dire? Vuol dire allora che valgo poco? Per questo che se vuole evitare di parlare della competizione, se io perdo vuol dire che non valgo? No, se io perdo vuol dire che in quella occasione, e solo in quella, c'è stato qualcuno, qualcuna, o molti o pochi, che sono stati meglio di me. E quindi questo mi permette di lavorarci sulle cose che non ho fatto bene o che ho fatto bene ma non sufficientemente bene per battere l'altro. E questo è un atteggiamento anche quasi inconsapevole. Cioè, noi cosa facciamo quando perdiamo? O almeno cosa dovremmo fare? Andare a cercare quello che non andava. Perché lo sport insegna una cosa, secondo me, molto importante. Noi siamo consapevoli, a volte in modo teorico, a volte lo siamo così, senza saperlo spiegare, che per noi le cose sono così. Non è sufficiente fare le cose bene. Non è sufficiente. Come studente universitario sì è sufficiente. Se voi fate le cose bene, siete promossi. Qual è il problema? Finite, vi laureate e va tutto bene. Quando andate al mondo del lavoro o quando andate a giocare, non è così. Perché? Perché noi facciamo le cose bene. Anzi, le facciamo benissimo. Ci alleniamo benissimo, giochiamo benissimo e c'è un avversario che gioca benissimo più due palloni. Due.
in una partita di 3 ore e un quarto, come nella finale olimpica di Atlanta, e noi abbiamo perso. Abbiamo giocato male, abbiamo giocato benissimo, però l'altra squadra ha giocato benissimo più di 2 palloni. Quindi io non mi sento che non valgo, però devo riconoscere che un altro ha fatto un pochettino meglio, perché anche noi abbiamo vinto partite per 2 palloni, come la semifinale con il Brasile nel primo campionato del mondo che abbiamo vinto. Allora, quando noi vinciamo per 2 palloni noi siamo i migliori, quando gli altri vincono per 2 palloni abbiamo avuto sfortuna? O quello che è peggio, noi non valiamo perché un altro ha fatto un pochettino meglio? Questa consapevolezza, che non è sufficiente fare le cose bene, ma bisogna farle meglio, e molte attività sono così e molte non sono così. Chi farà il medico non ha bisogno di fare le cose meglio degli altri, è sufficiente che le faccia bene. Però chi andrà a lavorare in un'azienda che compete con altre in modo molto duro, perché oggi la globalizzazione porta che la competizione sia durissima, non basterà fare le cose bene, bisogna farla meglio degli altri, perché sennò si perdono i mercati, si perdono i clienti. Quindi ci sono mondi diversi e sono mondi che vanno considerati all'ora di scegliere cosa si farà da grande, perché la competizione è molto dura, è molto difficile. C'è chi li piace e c'è chi non li piace, però bisogna tener conto, perché quando andiamo a competere io mi posso, l'adrenalina mi può portare a dare il meglio, e io sono uno così, non a caso è 40 passati anni, anzi 50 anni perché prima giocavo, e c'è chi invece quella situazione lo blocca, e non c'è niente di male, non è che uno è meglio dell'altro, l'importante è sapere che è così e scegliere in funzione di questo. Qual è un'altra caratteristica dell'attività sportiva che secondo me lascia degli insegnamenti? Nelle squadre sportive, la maggior parte, quando giocano, e giocano bene, la maggior parte della gente che non ha fatto sport, e anche i giornalisti, molte volte dicono: se vede che il gruppo è unito, c'è un bel gruppo dietro alla squadra. È vero questo? Se le squadre funzionano perché il gruppo è unito? Perché io conosco squadre campioni del mondo che c'erano giocatori che non si parlavano tra loro. Come mai riuscivano a giocare bene? Come mai in un ambiente che non era idilliaco, quando si giocava lo sembrava, nessuno notava niente, era una cosa sola che giocava tutti uniti per vincere quella partita lì? Perché nello sport l'aiutarsi non è fondamentalmente un valore etico, come spesso si presenta. L'aiutarsi nello sport è parte del gioco. Noi, quando scegliamo i giocatori, e ci teniamo molto noi allenatori che le squadre funzionino come tale, quindi in modo unito per un obiettivo, non è che facciamo test di solidarietà, cioè facciamo un test, vediamo se questo ragazzo o ragazza è solidario con gli altri, bene, è solidario, allora lo incorporiamo nelle squadre, no, un po' individualista, no, allora lo lasciamo fuori, no. Noi quello che facciamo è cercare i buoni giocatori e le buone giocatrici, e tranne in casi estremi dove l'individualismo è esacerbato, eccessivo, allora lo teniamo conto per dire no, questo meglio di no o questa giocatrice meglio di no. Se no, prendiamo i migliori giocatori possibili e li facciamo giocare da squadra. E perché li facciamo giocare da squadra? Perché la squadra ha delle regole, giocare da squadra è un metodo. Bisogna giocare in un certo modo. Do un esempio. Voi pensate che i grandi giocatori di calcio, Baggio, Platini, Totti, Maradona, Messi, Ronaldo, mettete chi volete voi, quando erano piccoli passavano molto la palla? Secondo me no. Secondo me la tenevano molto la palla. Come mai da professionista sì la passano?
anzi, la passano spesso di prima, due tocchi, che è una delle prime cose che insegnano gli allenatori di calcio ai bambini, a passare la palla. Perché vedono che nel gioco, se loro tengono palla, anche se sono molto bravi, il gioco non funziona. E quindi non è una questione che sono altruisti, è una questione che, perché funziona il gioco di squadra, devono giocare con gli altri. Nel caso della pallavolo siamo obbligati a passare la palla, però ci sono altre situazioni. No? Mi passano la palla, io protesto perché la palla non è quella che volevo, perché no, siccome non la posso controllare, il basket la può controllare, il calcio la può controllare, la pallavolo non la può controllare. Nel tennis siamo da soli e quindi a chi le diamo la colpa? La mandiamo di là, l'avversario. Non ce la possiamo dare la colpa in modo non, no, non molto eclatante, ma con una faccia, no, con un gesto, di far capire che in realtà il problema è che la palla mi è arrivata male. Ma la domanda che le ho fatto una volta ai miei giocatori in Argentina, ai tre più bravi, l'ho chiamato e l'ho detto, ma intanto spiego perché ci sono molti giovani. Nel 1986 l'Argentina vince il campionato del mondo di calcio con un gol, tra una partita con l'Inghilterra, che quattro anni prima era stato in guerra con l'Argentina per le Falkland, le Isole Malvine, oltre che c'è tutta una storia con gli inglesi che non siamo molto amici, diciamo così, no? Fermo restando la famiglia di mia mamma, inglese, il mio secondo cognome è Blake, quindi, però non siamo molto amici con gli inglesi. E Maradona fece un gol dove saltò 6-7 giocatori, prese palla a metà campo, dribblò 7 giocatori, entrò con la palla dentro della porta. È il gol che ogni bambino che ha giocato calcio, credo, nel mondo si immagina. No? Saltare tutti, entrare con la palla in porta. Allora io gli chiesi a loro, quanti altri gol come questi ha fatto Maradona nella sua carriera? E allora questi tre giocatori di pallavolo sono messi a pensare, uno tra l'altro era di quelli che gli piace il calcio da morire, no? Che sa tutto di calcio, no, non ricordava, gli ho detto potete pensare quanto volete, è l'unico che ha fatto Maradona nella sua carriera così. Ora la domanda è, perché Maradona non provava tutte le partite a saltare 6-7 giocatori e fare il gol da solo? Era Maradona, miglior giocatore del mondo in quel momento. Perché non lo faceva? Non lo faceva perché lui era convinto che non conveniva farlo sempre, conveniva passare la palla. Era più facile fare gol passando la palla. Quella volta, per quei misteri che non so se tra 100 anni si spiegheranno, i neuroni si sono collegati di un certo modo, per cui lui ha preso palla a metà campo, ha saltato uno, e ha saltato l'altro e sempre in modo inconsapevole si è trovato davanti al portiere. Le è venuto di saltarlo anche al portiere, è entrato con la palla in porta. Però lui normalmente passava la palla. E quello che è più straordinario, lui, come tutti gli altri che ho nominato, sono tra quei giocatori, essendo i più forti, che meno si lamentano del brutto passaggio del compagno. Perché sanno che il gioco di squadra è fatto di azioni buone ed errori. E che proprio l'essenza del gioco di squadra è che l'errore del compagno va risolto da un altro compagno, ma non perché è amico, perché parte del gioco. E quindi se un schiacciatore di pallavolo o schiacciatrice attacca e gli avversari murano, mi immagino che tutti capiscano di che sto parlando, perché se no è un gap culturale grave da colmare a breve. Perché va bene che siamo nella città del basket, però no, questo bisogna capirlo. Allora, schiacciatore, schiacciatrice schiaccia, l'avversario salta muro, che fanno tutti gli altri cinque mentre uno schiaccia? Stanno lì, dicono, ma speriamo che faccia punto, no? Perché, cioè,
E poi si magari attacca quello di destra, ma lui guadagna il doppio di tutti noi, quindi che faccia punto, no? Guadagna il doppio, è famoso, va sui giornali, arrangiati, fa punto, se ti murano problema tuo. È così che si gioca. E che quando attacca la ragazza del posto 4 le compagne dicono: lei è una brava ragazza, non se la tira, simpatica, sempre disponibile. Quindi andiamo tutti a coprire. Che significa coprire? Se murano, noi siamo sotto in diverse posizioni tattiche che si usano e recuperiamo la palla. Ma perché lo facciamo? Perché è una brava ragazza. Quindi andiamo a coprirla. Invece quando attacca questa qua di destra, lei se la tira, sempre la pusa sotto il naso. Chi si crede di essere, lei non l'andiamo a coprire. No, non funziona così. Uno non se ne rende conto quando guarda la partita, perché tutte e cinque le giocatrici vanno a coprire sia questa che a questa. Perché se non lo fanno, non è che non sono solidarie. Se non lo fanno, stanno giocando male. Perché coprire è parte del gioco. Parliamo un attimo di basket, che abbiamo i campioni. Un giocatore è in attacco con la palla. Viene uno a marcarlo. Che cosa si fa? Qua sì, capite tutto perché siete di Bologna, no? Che cosa fa quando uno viene a marcarlo? L'altro fa blocco. Cioè se le mette davanti al difensore. E non è mica gratis, eh? Perché quando si mette davanti il difensore comincia a smanettare così sui reni, no, per passare, e questo tiene duro. Perché? Perché le crea fastidio al difensore, il giocatore con la palla entra a canestro o fa un passaggio. Anche qua, perché fa il blocco? Perché è amico? Non c'entra niente. Lo fa perché parte del gioco. Se un giocatore non fa il blocco in allenamento, l'allenatore ferma la mente e dice: scusami, non hai fatto il blocco. E no, ma ieri lui mi ha risposto male. Cioè, non esiste questo. Non hai fatto il blocco, non stai giocando bene. E così nel calcio, non voglio allungarmi su questi esempi. Perché dico o la metto in modo così cinica la cosa? Dopo parleremo un po' di valori. Però perché prima noi dobbiamo, se vogliamo utilizzare la metafora sportiva della squadra, come si usa sempre di più, no? Il linguaggio sportivo si usa sempre di più come metafora, dobbiamo capire che è un metodo, che nello sport si applica ad un certo modo. Noi dobbiamo creare dei meccanismi per cui non aiutare vuol dire giocare male. E non che io gioco bene comunque, però poi, come sono un bravo ragazzo o ragazzo, aiuto. Noi abbiamo un problema oggi nella società in cui viviamo, che non sono i giovani, come spesso dicono gli adulti. E non lo dico perché oggi sono davanti ai giovani. Chi mi segue sa che lo dico soprattutto quando sono davanti agli adulti. Perché si dice nella società di oggi, individualista, allora noi perché abbiamo un problema? Perché noi viviamo in una società individualizzata e individualista a volte. Che vuol dire individualizzata? Vuol dire che oggi si riconosce, la comunità riconosce, l'università riconosce, l'istituzione riconoscono, la cultura riconosce che ogni persona è diversa dall'altra. Una volta non era così. Una volta la rigidità di come fare le cose era molto, molto forte. E la mia generazione, esattamente la mia generazione, è quella che si è ribellata contro questo. Ed è nata una cultura giovanile proprio quando io ero giovane. Oggi succede il contrario, che gli adulti vogliamo vestire come i giovani, vogliamo, no, i papà che si mettono nella festa della figlia per fare, no, i giovani, e la figlia le vorrebbe buttare qualcosa in testa perché si sente in imbarazzo, perché c'è il papà che sta ballando in mezzo alla festa con lei. E si è capovolta la cosa, no? Ma che la società sia individualizzata non è il problema. Ognuno ha il suo suono del telefono, ognuno ha il suo modo di fare le cose,
Nell'allenamento noi allenatori individualizziamo l'allenamento, ogni giocatore è diverso e quindi teniamo conto di questo. E questo è un bene, è un progresso, è un passo anche maggiore di libertà. Il problema è che questo a volte diventa individualistico e non è la stessa cosa. Ossia, io faccio quello che mi pare, anzi, nemmeno quello che mi pare, faccio quello che mi conviene. Solo quello che mi conviene. Ma quello che è peggio è che quello che mi conviene è sinonimo di verità. Quello che mi conviene è quello vero e quello che non mi conviene è quello falso. Per cui certi valori che sono necessari per una squadra, soprattutto nei momenti difficili, oggi si fa fatica. Perché questa individualizzazione rende più, come dire, più facile l'individualismo, ma non sono sinonimi. E quindi se una volta uno perché doveva essere buono? Abbiamo riflettuto su quei giovani, perché bisogna essere buono? C'è uguale essere buono che cattivo? Lasciamo stare la Divina Commedia, così, nella vita quotidiana, è uguale? Se io sono cattivo però mi conviene, va bene? Allora, una volta c'era la paura di Dio. Se eravamo cattivi c'era una punizione. Oggi c'è sempre meno questa paura, anche di chi è religioso, c'è sempre meno. Ma qualcosa in cambio ci deve essere che non sia la paura. Fare cose buone fanno funzionare meglio i gruppi, fanno funzionare meglio le comunità, ci fa stare meglio. Non è possibile che essere buono diventi un difetto, perché se essere buono, o meglio essere buono, fare delle cose buone diventa un difetto, allora sì che siamo nei guai. E quindi questo equilibrio o questa contraddizione, se vogliamo, e lì torniamo un po' alla filosofia, le cose contraddittorie non è che si separano sempre, convivono, convivono. Da una parte io sono individuale, sono io. E dall'altra parte devo giocare di squadra. Per giocare di squadra devo perdere la mia individualità? No, la devo combinare con quella degli altri. Questo devo fare, combinarla con quella degli altri. Allora, io sono molto bravo a schiacciare, ma c'è lui che è molto bravo a alzare, e c'è lui che è molto bravo a difendere, o lui che è molto bravo a entrare e fare canestro, ma lui è molto bravo a marcare, e l'altro. E questa diversità, e uno è molto caldo e l'altro è tranquillo, tutti caldi vanno bene in una squadra? No, tutti tranquilli nemmeno. Tutti che sono aggressivi o tutti che... No, le grandi squadre sono fatte proprio di diversità, della combinazione, dove uno è forte e l'altro è debole, ma insieme, perché l'altro è forte in una cosa dove l'altro è debole, insieme sono fortissimi. Però questo non è una questione di dirlo, è una questione che devono funzionare. E questo credo che anche sia un messaggio dello sport alla comunità. Questa diversità o competenze diverse ci rendono più forti, ma bisogna farle giocare insieme. Nello sport esistono gli allenatori, nella comunità fino a un certo punto esistono i professori, i maestri. Dopo si complica la cosa, dopo si complica, non è che non succeda, non è che non esista, ma avere consapevolezza di che in una comunità sempre più complessa, sempre più numerosa, sempre più varia, sempre più diversa tra gli individui, sia imprescindibile fare questo gioco di squadra, mantenendo e rispettando e stimolando la individualità, credo che sia molto importante. Ultima cosa, perché io quando mi metto a parlare
Ultima cosa. Vorrei fare un tema 5 minuti, perché è un tema che mi chiedono spesso, e trattandosi anche di tanti giovani maschi e femmine, è interessante parlare. E io, dopo di aver allenato maschi molti anni, sono andato ad allenare una squadra femminile. Allora cosa ho fatto? Mi sono messo a studiare come prima cosa. Ho chiesto agli allenatori che allenavano il femminile, ho chiesto a alcuni psicologi amici. Io ho chiesto a una mia amica che studiava filosofia con me, che lei ha finito filosofia, era professoressa anche nell'Alleanza Francese, e per vocazione, pensate voi, per vocazione, con 4 figli, ha fatto la maestra ed è arrivato a essere preside di una scuola elementare in Argentina. Quindi una donna particolare, no? Una mia amica da tutta la vita, straordinaria. Diciamo non femminista, ma borderline. No? Cioè, difatti adesso lavora con un'organizzazione femminile in Argentina, eccetera, eccetera. Allora gli ho chiesto come sono dei diversi quando sono piccoli. Ho fatto questa domanda per finire, no, un percorso di studio. Quando sono piccoli, qual è la differenza? Perché no, non potevo appellarmi ai miei ricordi, no? Perché erano assolutamente inattendibili i miei ricordi. E lei mi ha detto, guarda, di quello che, perché io le parlavo di alcune problematiche, hai presenti i calcoli matematici che si fanno mentali, no? A scuola, che si dice 3 per 8 diviso per più, chi è che lo sa per primo? Non vince mai una bambina. E io sono rimasto, che me lo dica lei. Se me lo diceva un uomo le davo del maschilista, ma me lo stava dicendo lei, che tutto era tranne questo. Ma come? Le dico, sai perché? Dice, perché i maschi, anche se non sono sicuri, buttano lì un risultato. Se sbagliano, non le ne frega niente. Ma quando azzeccano, fanno così. Sono messi, no? Cioè, dietro, no? Invece, dice, le bambine non vogliono sbagliare. Cioè, se loro dicono un risultato e non è, io dico, se sentono che l'universo le guarda, vero? L'universo sta giudicando il loro errore. E mi dice, loro gli basta sapere che lo sapevano. A noi non ci basta per niente. Noi non ci basta. A loro li basta. Però questo comporta che noi dobbiamo aiutare le donne a sbagliare. Cioè, dobbiamo spingerle. Vai, sbaglia. L'errore parte del processo di apprendimento. Non si può imparare senza sbagliare. E in questo, anche in questo, le attività motorie o pratiche in generale, lo rendono più chiaro delle attività intellettuali. Perché non c'è nell'attività intellettuale ogni volta un feedback se un sbaglio o meno. Non c'è, se io sto studiando un testo, non è che c'è il feedback se sto sbagliando. Magari mi sono distratto, rilego il paragrafo, prendo un appunto, sottolineo, c'è solo l'esame o la prova, ma lì mi sono preparato per bene. Invece quando io sto imparando a fare una cosa fisica, che sia un lavoro da manovale o che sia un sportivo, ogni volta mi torna il feedback se io sbaglio o non sbaglio. Ed è impossibile imparare senza sbagliare. Ora, perché c'è questo problema dell'errore in tutti noi, ma più ancora nelle donne? Perché le donne sono più perfezioniste, cioè odiano sbagliare.
e noi amiamo essere riconosciuti. Per cui a volte rischiamo di più l'errore pur di ottenere quel riconoscimento. Allora, le donne spingiamole, che non fa niente se sbagliano, e noi uomini cerchiamo di imparare più la precisione. No, io non ho mai conosciuto, non so se adesso esistono, chiedo ai ragazzi, nella mia epoca non ho mai conosciuto una ragazza che si presentasse un esame senza sapere. Mai. Tra noi era un altro sport. Cioè, ci chiedevano dell'Impero Romano e noi parlavamo di Totti. Pur di non stare zitti. La regola è non stare zitto. Parla di qualunque cosa che c'entri in qualche modo. Ed era... ed era quasi un orgoglio, non so se ancora è così, no? Era quasi un orgoglio, dice, oggi la sono scampata, non sapevo un tubo, però ce l'ho fatta, no? Ecco, allora, diciamo, qua spingiamo a buttarci, anche se non sappiamo tutto, no? Alla ragazza, anche se non sappiamo tutto, nessuno sa tutto. Buttiamoci, non succede niente. Sembra che succeda qualcosa, non succede niente. E noi maschi pensiamo che sì, succede. E cerchiamo di essere più preparati, no? E così cresciamo. Però c'è anche il rapporto tra di noi. Allora, nel rapporto tra di noi, è come nella squadra tra il giocatore tecnico e il giocatore che invece è più fisico, no? Cioè, noi possiamo imparare tanto dalle donne. E le donne possono imparare tanto da noi, a una condizione, che si riconosca la diversità, non che si stabilisca chi è meglio, la diversità, perché della diversità è che si impara. E quindi uno impara, e i gruppi di lavoro dove ci sono maschi e femmine funzionano se c'è questo, e funzionano se ognuno sa come funziona l'altro. Allora, noi uomini non sopportiamo essere rimproverati quando ci sono donne. Voi sapete che è stato studiato con adolescenti negli Stati Uniti, in prove fisiche, sportive, che gli adolescenti in presenza delle ragazze hanno migliore performance. E vi sarà capitato a quelli sportivi o no? No? Se uno sta giocando ed entra la bionda che ci piace... l'adrenalina, siamo imbattibili, no? O la mora, perché a me piacciono più le more, quindi insomma, ho detto bionda, perdono. E così, noi siamo aggressivi, noi eravamo cacciatori, guerrieri, quindi che succede quando noi perdiamo il controllo? Succede che alziamo la voce, succede che il nostro corpo, anche se non dà un cazzotto, se sente, l'altro lo sente che sta, no? Non lo dà perché non può, se non lo darebbe, no? Diventa aggressivo fisico molte volte. La donna quando perde il controllo cosa fa? Cosa fa? Piange. Quando perde il controllo piange. Però noi uomini crediamo che piange perché sono deboli. No. Piangono perché hanno perso il controllo, e non c'è niente che odi di più una donna che piangere davanti al professore o al suo capo di lavoro. Solo che ha perso il controllo. È un modo di perdere il controllo. Se noi riconosciamo queste cose, sarà tutto più rilassato. Noi alziamo la voce qualche volta, non prendetevela, siamo fatti così. Ogni tanto alziamo la voce, sappiamo che non lo dobbiamo fare, però non facciamo, no? Riconosciamo le nostre caratteristiche. E quando una donna piange, non diciamole, ma perché piange, è una questione di lavoro, perché mai per una donna è solo una questione di lavoro, è anche una questione emotiva, ma anche per noi lo è, solo che noi pensiamo che noi uomini non dobbiamo né possiamo piangere. Allora, tutte queste diversità nel mondo delle sport si vivono molto chiare, però noi abbiamo un grosso vantaggio. Quando c'è una squadra femminile sono tutte donne, e quando c'è una squadra maschile sono tutti maschi.
non lavorano insieme. Voi sì lavorate insieme, nel mondo del lavoro sì lavorano insieme e quindi è molto importante anche tener conto di queste cose. Spero che alcune di queste riflessioni vi servano e vi auguro soprattutto agli studenti un grande futuro. Oddio, ma perfetto, sta arrivando. Grazie. Questo microfono? È il nostro sigillo e diciamo, da questo momento è parte. Io vorrei ringraziare Julio Velasco per questa bellissima lezione. Ho consegnato a lui il sigillo dell'Alma Mater e da questo momento è a tutti gli effetti un alunno del nostro Ateneo. Lo ringrazio per gli spunti di riflessione che ci ha dato e la riflessione che a me ha toccato di più è quella sul gioco di squadra, avendo io in gioventù giocato, e il messaggio che giocare di squadra è soprattutto metodo. Credo che su questo si possa riflettere molto. Grazie davvero per la... Grazie. Passiamo alla seconda parte di questa cerimonia più dedicata allo sport e alle sportive e agli sportivi di Unibo. E, direi che il discorso di Velasco, che ringraziamo molto, se qualcuno non fosse ancora convinto, ci aiuta a capire che non c'è un primato dei saperi intellettuali rispetto ai saperi del corpo, il saper fare, il saper essere dello sport, che è un'esperienza che promuove chiaramente competenze per la vita. Il nostro Ateneo ha sempre creduto che lo sport dovesse essere una parte integrante della vita delle studentesse e degli studenti e lo ha fatto grazie al grande lavoro del Centro Universitario Sportivo del nostro Ateneo, che ha posto in essere moltissimi progetti e iniziative per promuovere la diffusione dello sport. E oggi possiamo dire con orgoglio di essere una delle università più prestigiose e vincenti a livello europeo dal punto di vista sportivo. Seduti nelle prime file abbiamo alcuni degli atleti e delle atlete che hanno vestito la maglia del CUSB, raggiungendo risultati davvero straordinari. Campioni d'Europa nella pallacanestro maschile, nella pallavolo femminile, una medaglia di bronzo alle Universiadi, vincitori della Champions League di Ultimate Frisbee sia con i ragazzi che con le ragazze. E questi successi non sono sinonimo di fortuna o causalità, ma non sono arrivati all'improvviso, ma sono il frutto di un lungo percorso di studio e pianificazione che ha previsto di attingere alle migliori buone pratiche internazionali, di lavorare e allenare gli atleti più promettenti e di creare un'offerta sportiva che potesse essere davvero competitiva. E molti di questi ragazzi e di queste ragazze fanno parte del progetto che fa da incubatore per accedere al percorso Dual Career, che è un progetto importante, fortemente voluto dall'Ateneo e dal CUSB, con l'obiettivo di consentire a queste studentesse e studenti di conciliare al meglio lo studio durante il periodo universitario con la carriera agonistica sportiva e di ottenere un livello di formazione che garantisca un solido futuro professionale anche post atleta. Il nostro Ateneo negli ultimi 4 anni ha scalato il ranking delle università continentali, siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e lavoriamo quotidianamente per il più difficile degli obiettivi, confermarci.
Quindi chiedo al magnifico rettore Julio Velasco di accogliere e salutare le nostre atlete, i nostri atleti, se volete scendere qua dal palco, perché li chiamerò e passeranno a portare i frutti delle loro vittorie. Pallavolo femminile, campione d'Europa EUSA 2019. Capitano Serena Vece. MVP della manifestazione Francesca Galli Venturelli. E poi abbiamo Giulia Visintini, Giulia Gemiani, Giulia Grillini, Celine Teglio, Roberta Galli Venturelli, Elisa Ferracci, Matilda Uguzzoni, Erika Corsi, coach Leonardo Paladino, vice coach Ilaria Gaiani, arbitro Luca Frazzoni, fisioterapista Alessandro Vitti Bologna, come? Bisogna fare spazio perché ne abbiamo ancora tanti. Molto bene. Medaglia di bronzo alle Universiadi di Scherma, Matteo Neri. Team CUSB La Fotta, capitano Simone Gasperini. Capitano Bruno Mine. Luca Tognetti. Michele Angella. Giovanni Santucci. Ivan Cantù. Fabio Coppi. Alessandro Franceschi. Edoardo Trombetti, Gabriel Cazzola, Alberto Tonelli, Stefano Sgubbi, Alessandro Fiorentino, Tobias Mine, Riccardo Venturoli, Gabriele Spisso, Gabriele Calarota, Federico Caraceni, Luca Coppi, team manager Marco Barattini. Team CUSB Shout. Capitano Irene Scazzeri. Capitano Ilaria Bonfante. Capitano Gaia Pancotti. Laura Farolfi, Cecilia Scagliarini, Maria Chiara Frangipane, Chiara Lolli, Silvia Borghi, Lavinia Recchioni, Sara Rabaglia, Giulia Cutò,
Gaia Sdruscia, Giulia Calarota, Emma Castellani, Giulia Nones, Giada Bolognesi, Giulia Vandelli, Beatrice Turchetti, coach Giulio Scozzari. Preparatore atletico Rocco Di Michele. E infine, basket maschile, campione d'Europa a EUSA 2019. Capitano, Gioacchino Chiappelli. MVP della manifestazione, Valerio Cucci. Alessio Tugnoli. Gustavo Savio. Gerardo Sabatini, Marco Montanari, Gabriele Finn, Marco Timperi, Matteo Folli, Matteo Polverelli, Riccardo Zani, coach Matteo Lolli, Filippo Albertini, Agostino Briatico, arbitro Alessandro Tirozzi. Bene, grazie a tutti per questo pomeriggio passato insieme, per essere stati qui con noi. Grazie. Ringrazio anche i ragazzi di Unibo Motorsport che vedo lì in gran, oltre ai goliardi che sono presenti stasera, grazie. Grazie a tutti quanti.